La SP2, che da Ravello e Maiori congiunge la costiera amalfitana all'agro-nocerino sarnese, versa in condizioni drammatiche. Manto stradale inesistente e pieno di buche, tratti di strada franati o interrotti da materiali che hanno invaso la carreggiata. E immondizia, immondizia dappertutto. La provincia è completamente assente, con la scusa che non ci sono soldi, non effettua neanche controlli atti a far desistere gli incivili dal buttare di tutto lungo questo tratto di strada, dai preservativi all'amianto. Questa situazione di degrado, che esaspera e disgusta, ha spinto l'associazione Alba Nuova, in collaborazione con la redazione del TG Tramonti, a promuovere delle giornate di pulizia, partendo dalle piazzole del Valico di Chiunzi, dove ogni giorno centinaia di turisti, attirati dal panorama mozzafiato, sono costretti a fermarsi nella munnezza, per non parlare della puzza insopportabile di urina. E proprio loro, i turisti, hanno molto apprezzato la pulizia effettuata, tanto da lasciare anche delle mance e ringraziare per aver lavorato anche per loro. Questo signore, un attimo, aspetta. Questo signore mi ha regalato 10 euro, 10 euro perché sto pulendo qua dietro, ma è incredibile. Grazie mille. L'associazione Alba Nuova ha sollecitato un incontro con i sindaci dei territori interessati. Nunzio Carpentieri e Pietro Pentangelo, rispettivamente sindaci di Sant'Egidio del Monte Albino e di Corbara, si sono impegnati ad intraprendere azioni atte a scongiurare lo sversamento continuo di immondizia, ad un controllo più assiduo del territorio e a coinvolgere il presidente della comunità montana per avere a disposizione alcuni operai per la pulizia. Per Tramonti era presente il delegato Pietro Giordano. Ascoltiamo Nunzio Carpentieri, sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino. Allora, ci troviamo stamattina qui su questa piazzola di proprietà del comune di Sant'Egidio Monte Albino, ma soprattutto mi fa piacere stare qui insieme al collega di Corbara, al collega di Tramonti che ci raggiungerà tra qualche minuto, e devo ringraziare gli amici del TG Tramonti, sensibili veramente. Ecco, alcuni giorni fa siete venuti nel mio ufficio, ho preso un impegno per stare qui tutti quanti questa mattina, ma soprattutto dobbiamo iniziare a fare manutenzione, iniziare a pulire, cercare di sensibilizzare. Io ho lanciato poco fa con il mio amico sindaco di Corbara, e sicuramente questa cosa la sposerà anche il sindaco di Tramonti, che tutti e tre chiederemo come sempre la disponibilità al presidente della comunità montana, che può disporre sicuramente di qualche squadra di operai che devono vigilare, quindi devono pulire queste piazzole. Nel frattempo io mi assumo l'impegno a ripulire, a mettere in ordine, ma soprattutto a mettere in sicurezza le piazzole che ricadono nel mio comune. La stessa cosa farà sicuramente il sindaco di Corbara, il sindaco di Tramonti. Dobbiamo cercare tutti quanti insieme, che siamo amministratori, lanciare veramente questo segnale, lanciare l'allarme. Qui la dobbiamo finire, la dobbiamo smettere, dobbiamo iniziare a essere più civili, dobbiamo iniziare a lasciare un messaggio chiaro a chi arriverà dopo di noi, ai nostri figli, ai giovani, ai ragazzi. Li dobbiamo sensibilizzare, però per fare questo è normale che dobbiamo mettere in sicurezza questo tratto. Lo vogliamo fare, lo faremo sicuramente. C'è un bel accordo con il sindaco di Corbara, con il sindaco di Tramonti, e porteremo questa nostra preoccupazione, ma questo piccolo progettino lo porteremo sicuramente all'attenzione del presidente della comunità montana, che accoglierà sicuramente queste istanze. E io penso che già da qui a 10-15 giorni i turisti, io mi auguro che ne siano sempre tantissimi, ma soprattutto i cittadini, possono monitorare, quindi di vigilare sullo stato della pulizia di questa strada che porta alla costiera amalfitana. Aggiungo un'altra cosa, che ci siamo incontrati grazie alla provincia, alla regione Campania, i sindaci di Sant'Egidio del Monte Albino, di Corbara, di Tramonti e di Maiori, perché stiamo mettendo insieme un progetto per pavimentare la strada provinciale che da Sant'Egidio del Monte Albino ci porta alla costiera amalfitana.